Ci siamo. Siamo il mio orologio, che è l'unico che funziona bene, fa le 9:10. Andiamo. Non può, sta facendo il martini. Ora. Non può. Ah, finalmente sta facendo il martini. Quindi, allora, per fare un martini alla Molinari, sì. Per Pippo Lombardo? Per Pippo Lombardo. Per me no. No, per conto mio. È una sola dose. Questo è vermouth. Questo è vermouth. Col ghiaccio. Per preparare il bicchiere. Quello che cos'è? Ghiaccio con vermouth. Con vermouth. È London number one, attenzione. Per il maestro Lombardo diamo il London number one. Per solo per lui. Per il maestro Lombardo. Solo per il maestro Lombardo. Certo. Ma sbrighiamoci, perché il maestro Lombardo, voi sapete, che si setta il piano acustico. Come io ho preso un piano acustico e non lo può chiedere a me, ovviamente. Ah, tu che ne fai? Come io non io faccio circa, diciamo che tra 8 minuti più o meno, il maestro delle foglie, che non so come lo vedo, che già ha detto vuole il martini, il maestro Lombardo, che non so come lo vedo perché vuole il martini, il maestro basso che sta di là perché è appena arrivato, e il maestro sequestro che non è arrivato ancora, stato sequestrato, facile battuta. Allora tra 7-8 minuti dovrebbero iniziare questo nostro concerto, su dove sarà imperdibile. Pippo Lombardo porta in su la pagina di chi? Capitano di Giorgiosi, è questa. Cosa schietti che ha fatto? Era qua. Va bene, a tra poco. Canta in napoletano, il neomelodico, è pazzesco. Giovanni, ma queste sono altre porte, ma la casa è più grande di quanto mi aspettassi. E avevo visto solo quella parte, ma qua c'è un altro bagno. Ma che stai facendo? Mi sto dando la faccia. A quest'ora, sono le 9:05. Ah, si comincia! Si comincia, boh, siamo a completo. Asciugati. Dobbiamo ringraziare che non l'abbiamo trovato seduto sul vaso. Certo, perché poi no, siamo al completo, Scaramozzi? No, ci manca un bassista. Un bassista! Ma ne abbiamo l'altro. Ah, ma quando arriva l'altro? Lo cioè, abbiamo un trio doppio. Cioè, nel senso che non è un quartetto. È un trio con un contrabbasso. È un trio con un basso elettrico. Scusatemi, non vi vorrei interrompere, ma è proprio il caso di farlo nel bagno. No, andiamo via. Allora. Posso chiudere la porta? Ma non è mai stato qua. Ah, è sono zone in espansione. La magione si espande. Passo. Passo. E allora? Ci siamo, ma visto che sono ancora in roba nulla. Ma, meno male che mentre noi facevamo altre cose, Ambrosi e chitarra. Ambrosi, bravo, Ambrosi è molto laborioso. Uno stipendio a parte. Fabio Delle Foglie alla batteria. Ciao, buonasera. Giuseppe Bassi al contrabbasso. Buonasera. Pippo Lombardo alla tastiera. Buonasera. In attesa di Beppe Sequestro, sì, che prima o poi arriverà. Arriverà. Nel frattempo noi li ascoltiamo. Thank you.
al contrabbasso Fabio Delle Foglie, scusate, alla batteria. Era? Si chiama Romanticato questo brano, che dà il titolo anche al disco che uscirà tra una ventina di giorni, ecco, è chiuso. Con questo progetto di musicisti? Sì, con questo progetto di musicisti. Che è un trio classico, devo dire. È un trio jazz classico, con Beppe più classico, con Beppe, se questo si sposta più sul funk. No, e questo è, svegliamo l'arcano della serata, perché a un certo punto Giuseppe Bassi abbandonerà la scena. E lo sequestrerebbe, finalmente potrà bere il martini a qui a Svia. Non deve abbandonare la scena perché ci sarà. Forse Beppe suonerà il contrabbasso. Perfetto. Ma sequestro. Va bene, volevo dire che tra un po' esce questo mio primo disco in trio jazz e jazz affini. Una cosa che dicevo da una ventina d'anni. Io ho altre varie produzioni con gruppi più estesi, ensemble, voci, fiati, eccetera. Di tutto. Diciamolo. Però il mio sogno di fare un disco in trio è realizzato. Va bene. Alla tenera età di 5 anni. Ne parliamo tra poco quando ci siederemo là. E adesso invece, sempre da questo prossimo disco. Volentieri, ci suoniamo Art Gallery. Questo era Romanticato, adesso invece Art sentiamo Art Gallery. Sì. Oh, e applaudiamo! Thank you.
Delle Foglie, Brunchi, Giuseppe Bassi, contrabbasso, double bass, Pippo Lombardo, tastiere. Signori, accomodatevi al sofà del direttore, mi avrei piacere di intervistarvi. Editorialista qui. Editorialista. L'opinionista e l'editorialista. Sì, vengo anche io, non ti preoccupare. Prego. Maestro! Quanta roba, maestro! Quanta roba! No. Vorrei notare che c'è Jacobelli che costantemente sabota la trasmissione e vuole fare fotografie ai musicisti mentre dovremmo intervistarli.
ne approfitto, io faccio una parte di fan e dopo dico faccio firmare la copia del disco anche a Fabio. Grazie. Ah, bravo, ti metti avanti con la certo, caro mio, in attesa del nuovo disco. Ci avete messo un po' di soggezione? Ci avete messo un po' di soggezione? Noi a voi? Sì. Meglio, vedi, così, questa, meglio così. Avete sì, quest'aria sì, da trio, veramente... Trio. Veramente... No, è veramente straordinario, sì, devo dire la verità. Perché c'è proprio il senso del trio, c'è un'idea di trio, come quella di Mal Waldron, che secondo me è il più grande trista del mondo, dell'universo, a immaginare. C'è una immaginazione dietro l'idea di trio, non è solamente un fatto didattico o semplicemente di esecuzione. È questione di proprio di congiunzione. Troppo seria. Troppo seria? Arrivare a 50 anni per fare questa cosa? Lo prendo io per piacere. Ti spiego, Francesco, io questa cosa me l'ho detto anche prima. Perché mai, insomma? La sto seguendo, cioè pensavo di fare un disco in trio così, perché comunque io ascolto un sacco di pianoforte e di trio jazz col piano, cioè Jarrett chiaramente, Mel Dow, eccetera, Oscar Peterson, Petrucciani, tutti quelli che voglio dire ho ascoltato. Che insomma, da cui ho preso qualcosina, di ognuno ovviamente. Però diciamo che non mi sono mai sentito maturo, ma non è quello, cioè parliamoci chiaro, non è il caso di fare delle cose del genere a 25, 30 confronto anni, era difficile. A meno che non sei un prodigio della natura già da piccolino. Io ho fatto delle registrazioni, mi riascoltavo, dicevo... aspettiamo un po' ancora, aspettiamo un po'. E quindi adesso comincia a sentirti comincia bravo. Sì, ma perché ti senti abbastanza bravo o anche subentra il fatto, dice, senti, a questa età posso pure tentare? No, secondo me se non fossi stato certo l'avrei fatto tra 5 anni, a 55 anni. Ho detto, vabbè... ora è il momento, now's the time. Qualcosa esce. Now's the time. Ma hai provato... Dita. Io devo dire una cosa, sia seria, me lo dici. Mi è sembrato, credimi, non voglio essere blasfemo, Kenny Barron più creativo. Nel senso che, a parte la forma stilistica, che è un fattore relativo, ma c'era, rispetto a Barron, che è un grandissimo interprete, Barron, io lo adoro, sì, però c'era qualcosa di più, c'era dietro un'idea anche armonica particolare. Sì, ma Pippo c'ha cioè quella sobrietà dei movimenti alla Kenny Barron, diciamo, con la invece assoluta velocità della digitazione. Ora però, fermo restando che Pippo ci piace molto, ma infatti io volevo chiedere, casomai non si fosse capito, ma la sezione ritmica che ne pensa di tutto ciò? Cioè ragazzi, no, la ritmica fa paura, ossia, è da terrore, ossia. Potrei suonare anch'io con loro addirittura, no, Fabio, fare un figurone, sta facendo un figurone con un drum kit ridotto all'osso, l'essenziale casalingo, proprio quello per creare i groove. Dice di avere il contrabbasso gigante, ma secondo me è lui gigante. Giuseppe è il proprio tuo Giuseppe, ma Giuseppe noi ci siamo affezionati ormai. Ma voi da quanto tempo vi conoscete? Da quanto tempo avete pensato suoniamo insieme in trio? Sai com'è Bari, sai com'è il jazz a Bari, sei libero, ci vediamo, che ti capita Fabio come ti capitano tanti altri validi batteristi o altri validi bassisti, poi alla fine ho pensato al mio disco, ho pensato a chi l'avrebbe suonato nella maniera giusta. E ti sono venuti qui? Sì. Perché Fabio comunque è capace di suonare benissimo ogni genere. Lo sappiamo. Lo sappiamo, Beppe. E Beppe Sequestro
allo stadio. L'hanno sequestrato, l'hanno spontanea. È la roccia del suono, del groove, anche delle belle note. Della... Comunque sempre una soltanzione in trio. Sì. Non in double bass. No, quindi questa, no, nel senso... Il quartetto con due bassi. Esatto. Non esauriamo tutti gli argomenti adesso, facciamo suonare adesso. Ma vai qui a fumare. Ah, è giusto. Cioè abbiamo una mezza sigaretta da esaurire ancora. L'ho fatto io, Pippo. Sì, vuoi provare quello mio adesso? No, non so se ti convenga, ma comunque. Che stavi chiedendo? No, nel senso che c'è questa doppia Pippo, come Fabio, è parte integrante di Camera Soul. Camera Soul sono un fenomeno straordinario di cui tutti dovreste essere informati per capire come in un posto qualsiasi come Bari, che Bari è un posto qualsiasi, possa nascere della musica che viene apprezzata in maniera universale, perché probabilmente in quella musica c'è una connotazione comune che va bene in Giappone, che va bene in Inghilterra, che va bene in America. Ma i signori sono arrivati alle semifinali dei Grammy Award, signori, alle semifinali dei Grammy Award. Questo è sempre il primo piano. Nelle radio londinesi, che ci hanno mandato sul chat. Sì, una cosa veramente impressionante. Gli inglesi in effetti li hanno adorati. Sì, sì, sì. Sì, qualcuno li ha paragonati, perché sono cose, per quanto dello stesso alveo, diverse ai Eagles. Però c'è quella dimensione soul, quella spinta soul, inevitabilmente va bene, finalmente, e diciamolo sì. No, ma perché la cosa bella è proprio, sai come fa il jazz a Bari, sì, e spesso va un po' così, però vengono fuori sempre delle cose molto belle. No, sì, bello, sì, diciamo, vengono fuori delle cose molto belle. Sì, dobbiamo tagliare, dice il regista che dobbiamo andare a suonare. Lo dice il regista? E allora possiamo continuare. Anche se non sembra. Che suonerete quello... adesso? Ecco, manco a dirlo, arriva Martini. Per Pippo, quello è per il maestro. Ma volete che continui a suonare oppure? No, io adesso me lo appoggio a fianco al certo. E che suonerete adesso? Suoneremo un brano. Che suoniamo? Aspetta. Io farei la ballad bossa F minor ballad. Come la scelta? Ballad bossa F minor ballad. F minor ballad, okay. Il titolo di perché in famiglia. E c'è una sua storia questo pezzo. Che però lasceremo capire. Che non ve lo parole. Dico perché. No, certo, quando la fanno sì, me lo voglio prima dire. La gente la sentiamo. Siamo un'altra. Che ti ha fatto il fotografo? Che ti ha fatto il fotografo? No, niente, mi ha ignorato bellamente. Stasera mi state facendo lavorare con... Non si può dire. Cioè, si sta sistemando audio, la luce. Io. Una volta ogni tanto. Bisogna pure guadagnarsi il pane quotidiano. Nel frattempo io vado in prego, vada, vada. Provare... Nel frattempo... Pippo Lombardo trio, Pippo Lombardo alle tastiere, Giuseppe Bassi contrabbasso, Fabio delle Foglie batteria.
Ballad. Mentre invece ora ora allegriamoci un po' con un grande sole in brasiliano va benissimo, che infatti fa caldo. Ma in tutto questo, ma Beppe, se questo esiste o non esiste, mi dicono che è vero. Cioè, è una persona esistente. Mi dicono. D'accordo. Esiste. Nel frattempo, noi non ci lamentiamo, Sia chiaro. Thank you.
Leopardo, Giuseppe Bassi, Fate delle Foglie, era un grande sole, un grande sole. Sì, mentre loro si avvicinano, mi accomodano. Ho visto che lei è giovane perché riesce a vedere a quella distanza. Con questi, con questi mezzi moderni. Sono con mezzi tecnologici. Con questi moderni mezzi, sì. Ma vabbè, una certa invidia, ma prego, accomodatevi. Addirittura. Per l'anno prossimo contiamo di comprare un altro paio di leggi. Sì, sì, ah, sì, no, serviranno necessariamente. Fantastico. Grazie. Niente. Allora, per quello che fa questo signore, non c'è niente di scontato. Sono stanco. Lei non si deve sedere, deve alzare. Lo so che è stanco, regista. No, ma questa è l'età, non l'aiuta. Un dolly. È niente di scontato, è tutto assolutamente rivisto, innovato, trasfuso. Trasfuso è? Trasfuso. Dove mai? Trasfuso. Per quanto, come dice lui modestamente, io sento mille cose, ma le mille cose che sente poi vengono attualizzate in maniera straordinaria. Posso dica, bravo uomo. C'è un batterista qua che ha... Stai esibendo stasera, vabbè, ormai non si fosse capito prima, vabbè, certo. Una ecletticità, una capacità di adeguarsi agli stili, alle cose, che ci piace moltissimo, Fazio. Anche a me piace molto suonare, cioè, conoscere diversi stili musicali, diversi generi, mi piace studiarli, ascoltare un po' di tutto. Cioè non ti piace fossilizzarti nella cosa? Sì. Invece a me, mo ve lo dico, non ti piace il bassista? No, non è che non mi piace, è che mi deprime. Io che da un anno sto studiando malamente il basso elettrico. Sento Giuseppe, dice, addio, e chi riuscirà mai? Ma ecco perché l'abbiamo chiamato, Ambrosio. Sì, vabbè. Eh? Per questo l'abbiamo chiamato. Per deprimermi. Sì. Vabbè, sì. D'accordo. No. Ci siete riusciti, dannati. Perché loro poi non dicono niente. Ma tutte queste esperienze inglesi, le esperienze newyorkesi di Brother Joseph, voi le tenete sotto silenzio e non le, cioè, ve le dobbiamo cavare estirpare. Insomma, com'è stata questa esperienza inglese? È entusiasmante, cioè non ve l'aspettavate? Senti, avere un'accoglienza da stanno arrivando in Camera Sol, capito? Cioè come delle star. Sì, sì, della serie persone importanti, capito? Che se vai. Non te l'aspettavi così. No, poi tutto come ci hanno organizzato, tutto, sono stati proprio. Vabbè, è chiaro che il livello organizzativo sì, fuori d'Italia. Ormai sì, arrivavi alle 9, 2 minuti, già ti stressavano. Noi italiani ovviamente abbiamo i 10 minuti nostri. Solo i capitani, caro Pippo, in Italia incominciano alle 9 precise, perché noi siamo rispettosi del pubblico. Sì. No, comunque è stato... No, bello, una bellissima esperienza. Chiaramente loro ci hanno... ci sono stati, abbiamo suonato in dei club, abbiamo suonato in dei teatri, è stato... più bello nei teatri, nei pub c'è sempre, sai, la distrazione, quelli che bevono la birra, mangiano la pizza, però comunque solo l'idea di farci queste quattro date a Manchester, Birmingham, Lowest of Londra, voluti da questi inglesi che sono proprietari di radio, DJ, ci hanno organizzato tutto perché amano la nostra musica. Piccolo momento polemico, cioè qui in Italia non ci caga nessuno, chiaramente. Scusa, tra me capita di coraggioso. No, e diciamolo, scusate, noi facciamo no, diciamo, nel nostro piccolissimo. No, è perché noi siamo molto esterofili, diciamo. Sì, certo. Noi... arrivano i Kraftwerk dei club di e noi andiamo a vedere. Sì, sì. Okay, vabbè.
Vabbè, lasciamo perdere. Parentesi, un viaggio a Esghe è stata una bella cosa, veramente ci hanno voluto. Beh, quello è, vuol dire essere. Non essendo comunque un gruppo proprio jazz, capito? Cioè noi siamo un soul funk. Vabbè, facciamo... Il jazz in questo momento comunque è un grande. Sì, sì, vabbè, soul, ci va, eh? Chi ci va, amica. Quindi ci sta benissimo. Era fino all'anno scorso. Vabbè, insomma è stata l'unica io voglio chiedere voglio... No, cioè, l'unica parentesi in Italia che ci hanno voluto, ci hanno voluto. So, abbiamo fatto altri jazz fest. Ma sì, mi parli del Medimex con sue parole in modo sintetico. L'esperienza del Medimex è un fiore all'occhiello, secondo me, della nostra terra, della nostra città. È una di quelle cose che rientra nel piano di rivalutazione della musica e della Puglia, ed è una delle eccellenze nel territorio. Proprio ieri leggevo che per l'ennesimo anno consecutivo il National Geographic ci vota come migliore regione al mondo per la seconda volta, e ci sono delle eccellenze. A livello culturale, il nostro turismo è un turismo anche culturale, non è soltanto un turismo così. Quindi il Medimex io lo inserirei in questa cosa, tra le mille idee, tra le mille considerazioni positive o negative, qualcuno è rimasto contento, qualcuno è rimasto scontento, ma è normale, il contenitore non può sempre assorbire tutti, certo, l'offerta che c'è. È stata una scelta, per me, strategica. Taranto è una delle più belle città d'Italia, per cui farla a Taranto secondo me è stato voler finalmente dare una ventata di aria fresca ad una città in mezzo alle polemiche da tantissimo tempo. È stato bellissimo, noi ce la siamo goduta, abbiamo fatto le passeggiate, ci siamo incontrati, abbiamo... Ma c'era gente a sentire il jazz, virgolette? Devo essere proprio sincero, perché è importante essere sinceri. Purtroppo no, perché il jazz stanca il pubblico, è una musica noiosissima. No, parlo come parla il pubblico. Non si capisce il motivo. Parlo come parla il pubblico. Dico esattamente quello che pensa il pubblico di noi musicisti di jazz. Nel nostro paese abbiamo un pubblico che non è assolutamente preparato, ma non è colpa sua, non è biasimabile. È un pubblico che è tempestato da informazione culturale sbagliatissima e quindi non può, tocca a noi musicisti riavvicinare il pubblico e spiegargli bene chi siamo, cosa facciamo, se vogliamo sopravvivere in questo paese come jazzisti. Senta Molinari, ma volevo dire una cosa, il 21 giugno 2019 vorrei fare una, giorno del solstizio, una notte di jazz a Bari, solo con musicisti pugliesi. Mi aiutate? Da quando sei venuto fuori con questa iniziativa? Tu che sei sempre... No, voglio fare You and Light and the Music Puglia con musicisti pugliesi. Perché ti sei impegnato? No, perché francamente il jazz in Puglia merita questo ed altro. Ci sono tantissimi talenti, ci sono nuovi talenti che meritano di essere ascoltati. E non solo per qualità ma anche per quantità, ci sono tanti bravi, ottimi, eccellenti musicisti, ma questo... e questa è una cosa che ci fa piacere. Adesso però il Herzog De Noantri ci dice che abbiamo parlato troppo e magari c'ha pure ragione una volta. Rino, e vi invitiamo all'ultimo. Perché non l'hai messo sotto carica? Io non l'ho messo sotto carica. Tu. Ma adesso secondo voi io faccio lo... Adesso ti faccio una ripresa da Dario Argento, vedi? L'orrore. Qual è l'ultimo pezzo che ci suonate? Un momento, devo decidere. Perché la passeggiata serve no, a decidere. Perché la mancanza di sequestro a questo punto è stata... Sequestro un sequestrato. Cinque brani ha suonato Beppe e cinque brani ha suonato Beppe. Perciò devo far suonare un brano...
a lui che ha suonato bene. Cioè? Ma siamo sicuri che la cosa non ci creava grossi problemi? No, vabbè, figurati. Senza saperlo, già lo sa. E si chiama il brano? Un attimo. Ricordi d'inverno. Che in una giornata come questa? Sì, è un bel ricordo. Perché però, non vorrei dire, ci sono dei posti lì al fresco, ma noi, specialmente loro, certo, stiamo soffrendo un caldo discreto. Pippo Lombardo, tastiere, Giuseppe Bassi, contrabbasso, Fabio Del Foglio, batteria. Il brano è Ricordi d'inverno.
Lombardo, Giuseppe Bassi, grazie. Fabio delle Foglie. Lo diciamo, è tanta roba, no, stasera, tanta. Basta così, perché poi lunedì prossimo è l'ultima. Lunedì prossimo, però, ultima puntata. Ma questa valeva. È vero che faceva caldissimo. No. Terribilmente. No. E la musica che stasera c'era tanta roba. Tanta. Grazie moltissimo. A lunedì prossimo.